Soffri di insonnia qualche volta? Beh, come si dice, l'insonnia non è un deficit di sonno, ma un eccesso di tutto il resto. Le ricerche scientifiche negli ultimi anni hanno iniziato a indagare fortemente questo aspetto perché veramente influenza molto chi fa attività fisica e chi fa sport. Allora, con le ricerche si è visto che alcuni neurotrasmettitori, soprattutto del cervello, riescono a mediare in un modo favorevole per un'azione combinata di serotonina e melatonina. Effettivamente un miglior sonno. Come fare quindi? Allora, solamente per chi ha questi deficit, di questi problemi, quindi magari dorme poco, male, si sveglia durante la notte. Intanto, controllare la dieta, la nutrizione è fondamentale, soprattutto quella della cena. Allora, per quanto riguarda la cena, sono consigliate in questo aspetto una combinazione di carboidrati ad alto indice glicemico, quindi comunque stiamo parlando di pasta, di riso e quant'altro, con la combinazione di proteine. Tutto questo almeno un'ora, un'ora e mezzo prima di andare a letto. Non è invece consigliato un eccesso di grassi, soprattutto, ahimè, anche durante l'altra parte della giornata, ma soprattutto durante la cena. Poi bisogna ovviamente diminuire qualche altro eccesso, che sono la caffeina, almeno 3 ore prima comunque di andare a letto, e l'alcol, che non è un ipnotico per dormire meglio, ma anzi destabilizza questo ciclo sleep-wake, e quindi fa dormire sicuramente male. Quando poi invece ci sono delle problematiche durante la notte, si è visto l'Australian Sports Commission ha verificato con opportune ricerche, soprattutto negli atleti e soprattutto con chi fa attività fisica, perché durante la giornata ovviamente tende a reidratare, a volte anche in eccesso, ma oddio, fa anche bene, che effettivamente molte volte durante la notte ci si sveglia proprio perché si deve andare in bagno per urinare. Quindi questo è un altro aspetto, controllare l'idratazione della cena per evitare che effettivamente questo eccesso di idratazione poi comporti una sveglia notturna. Beh, insomma, allora, se tutto questo è andato bene, cerchiamo di eliminare, diciamo, anche alcune cause dell'insonnia per ristorarci in modo che domani mattina siamo pronti ad un nuovo allenamento. Grazie se vuoi condividere, ci sentiamo al prossimo.